Negli ultimi 12 mesi sono state 48 le sedute dell'Assemblea legislativa. Il tasso medio di presenza dei consiglieri è stato del 95,2%. I provvedimenti legislativi approvati 50 a fronte di 81 testi di legge trattati, 112 proposte di deliberazione di cui 104 approvate, 404 le mozioni delle quali 88 messe al voto e 66 approvate. Sono i numeri di un altro anno di lavoro in Consiglio regionale resi noti durante il bilancio tracciato dall'Ufficio di Presidenza e dai presidenti delle commissioni consiliari. Stiamo lavorando bene insieme, tanto che le proposte di legge o di delibera che arrivano dalla Giunta in tempi molto rapidi vengono discussi nelle commissioni e poi approvate in Consiglio regionale, con quelle che possono essere i miglioramenti che il Consiglio decide di apportare. Consentitemi di ringraziare tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza, di ringraziare i presidenti di commissione, tutto lo staff, gli uffici, perché il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi è frutto soprattutto del loro impegno e del loro lavoro. Le presenze, siamo intorno al 96% dei colleghi consiglieri, mettono in evidenza l'importante lavoro che ognuno di loro porta avanti. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza. Lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori. Occasione, sottolinea il presidente Antonio Mazzeo, anche per presentare il rinnovato sito internet del Consiglio regionale. Beh, è il modo più semplice per essere trasparenti. Era un sito, quello che avevamo in precedenza, un po' vecchio, molto difficile da navigare. Oggi, se andate sul nuovo sito, vi accorgerete che è molto più semplice accedere a qualunque informazione, dalle leggi che votiamo alle iniziative che facciamo, dalle iniziative che ogni singolo consigliere fa. Il cittadino, cliccando, può conoscere, sapere quante presenze, quanta partecipazione alle commissioni, gli atti che vengono presentati. Prima era molto complesso, oggi invece semplifichiamo con l'obiettivo di offrire maggiore trasparenza. Assieme al presidente Mazzeo anche i vicepresidenti Casucci e Scaramelli. Innanzitutto occorre dire che questo è il primo anno non condizionato dal Covid, quindi il palazzo si è aperto di più verso l'esterno per portare qui iniziative che potessero attirare l'attenzione dei toscani. Il collegamento con il territorio è stato fatto e continuerà ad essere fatto perché è utile e sta producendo dei risultati importanti. Un lavoro di squadra insieme al presidente Mazzeo e agli altri colleghi che ci ha visto protagonisti nella gestione non soltanto del palazzo, dell'aula, delle relazioni con i giovani, tante le leggi, le iniziative, anche di iniziativa, che hanno portato a rendere i giovani protagonisti delle loro esperienze. La Toscana che diventa un elemento identitario, il Consiglio regionale, Casa dei Toscani, che si è riappropriato di una funzione importante. Occasione per tracciare il bilancio di un anno di lavoro anche nelle varie commissioni del Consiglio regionale. Sulle attività culturali è stata impegnata particolarmente nella gestione degli stati generali della cultura in Toscana. Dopo l'apertura della pagina online e i questionari somministrati, il periodo di sondaggio, abbiamo cominciato a tirare le fila con una lunga serie di audizioni che hanno visto partecipare in presenza e a distanza numerosissimi operatori culturali di tutti i settori del mondo dello spettacolo, della musica, dei musei, delle istituzioni culturali, anche le fondazioni bancarie. Abbiamo cominciato a tracciare un profilo della Toscana della cultura, immaginando quale potesse essere il destino delle politiche culturali regionali. L'obiettivo fondamentale sarebbe quello di trasformare la cultura da un puro e semplice centro di costo a un vero motore di investimento strategico per un territorio come il nostro. Sicuramente l'obiettivo più importante è quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare. Ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti che secondo noi devono dire la propria rispetto a questo
importante piano, ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali, abbiamo iniziato dal percorso di revisione della legge 65, che è la legge legata all'urbanistica, dobbiamo adottare altri piani come il piano dell'area, insomma ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana in un settore, quello dell'ambiente, che vede su di sé concentrata l'attenzione di tantissimi giovani. Questo è l'obiettivo che io mi darei dal punto di vista politico, non deluderli rispetto alle azioni che mettiamo in campo, perché la Regione può far tanto su questo argomento. Quello di quest'anno è stata un'attività particolarmente significativa sotto il profilo della programmazione, poiché la prima commissione ha licenziato, anche all'esito di una serie importante di consultazioni molto partecipate, il programma regionale di sviluppo, l'atto di programmazione principale della Regione Toscana, che ha finalmente visto la luce e al quale si andranno ad uniformare tutte le scelte strategiche che la Giunta regionale e anche il Consiglio, per quanto di sua competenza, andranno a svolgere negli anni residuali di questa legislatura. Controllo un altro anno di lavoro intenso, nonostante, come sa bene, il Presidente del Consiglio regionale abbia più volte sollecitato una dotazione di personale probabilmente diversa e più specifica per le competenze della nostra Commissione, che si rifanno soprattutto al controllo delle aziende partecipate alla Regione e al controllo degli atti dei dirigenti della Giunta in materia di contratti e di patrimonio, perché si tratta di competenze trasversali che richiedono appunto professionalità sempre più adeguate e sempre più dedicate vista la mole del lavoro che dobbiamo svolgere. Un ringraziamento non soltanto ai commissari, a tutto il personale che ci fa da supporto e anche agli enti, ai soggetti, ai presidenti, ai consigli di amministrazione che via via sono venuti ascoltati in audizione dalla nostra commissione. E noi come commissione abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti qualificati, associazioni di categoria, sindacati, professionisti del sistema sanitario, i cittadini, perché sempre più l'istituzione sia partecipata dai nostri concittadini e sempre più la nostra funzione di controllo e di indirizzo della Giunta possa andare a svolgersi in maniera aderente a quelle che sono le realtà e i desideri di tutta la nostra comunità, ovviamente con grande attenzione a quelli che sono i dati che ci vengono continuamente forniti dalle nostre agenzie, che costantemente fanno un lavoro egregio. Il tema migratorio e la possibilità di realizzazione in Toscana di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio, animano il dibattito in aula. Il Consiglio approva a maggioranza una mozione presentata dal PD, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, che impegna la Giunta a manifestare in ogni sede utile la ferma contrarietà a ogni ipotesi di CPR sul territorio regionale. Il governo sbaglia, dice Ceccarelli, nella gestione del fenomeno migratorio. E il fenomeno viene affrontato con una gestione che ha poco dell'umano e che non coinvolge assolutamente i sindaci, le amministrazioni locali, le regioni, se non perché le problematiche gli ricadono addosso nel momento in cui questa gestione diretta dal Ministero alle prefetture si riversa sui territori senza che gli amministratori locali siano preventivamente coinvolti. Credo che invece occorra affrontare il fenomeno in maniera strutturale, con una visione complessiva, con umanità, che è il primo requisito, perché stiamo parlando comunque di persone umane che spesso scappano da luoghi che sono invivibili perché ci sono le guerre, perché c'è la carestia, perché comunque non c'è una prospettiva di vita per quanto riguarda soprattutto i minori che arrivano con gli sbarchi, tenendo anche conto di quelle che sono le esigenze del mondo produttivo. Tutto questo deve coinvolgere quindi tutta la filiera istituzionale e non può essere trattato ad esempio con i CPR, che si rivelano delle strutture che erano nate per essere strutture di accoglienza dove le persone potevano stare al massimo 30 giorni e che invece ora, in base all'ultimo decreto, possono accogliere questi migranti addirittura per 18 mesi.
24 i voti a favore della mozione del PD, lo stesso PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, 12 i contrari, Lega e Fratelli d'Italia. Esiste un'emergenza che mi auguro tutti, contrari e favorevoli al CPR, vogliano riconoscere, ovvero quella di allontanare dal nostro paese chi entra in Italia per delinquere. Io mi auguro che al di là del dibattito sul CPR sì, CPR no, vi sia questa esigenza condivisa. Se una persona entra in Italia e compie un reato, deve essere espulsa. Per poterla espellere serve una struttura in cui metterla in attesa di espulsione, il CPR è questo. Io stamani mattina ho ascoltato in aula persone che parlavano di ragazzi da accogliere, che vengono a farsi la seconda vita in Italia, che devono avere una seconda opportunità, ragazzi che sono arrivati e grazie alle strutture d'accoglienza hanno conseguito la patente di guida. Tutto bello. Non stiamo parlando delle stesse persone. Il CPR è una struttura che serve a contenere chi delinque. Chi viene in Italia a cercare di prendersi la patente di guida è liberissimo di continuare a farlo. Chi viene in Italia per spacciare cocaina al Parco delle Cascine, no. La Toscana è una delle regioni governate dal centro-sinistra che in Italia non vuole i centri di permanenza per i rimpatri, che sono quelle strutture che devono mantenere per un breve periodo di tempo gli irregolari, che sono chiaramente delle persone che devono essere rispedite a casa loro, nel loro Stato. Questo è un no ideologico da parte di chi amministra questa regione, perché il governo sta cercando, attraverso l'attuazione di questi CPR in nuova veste, tra l'altro anche finanziando e dando la possibilità di migliorare queste strutture e dando possibilità anche di maggiore spesa per la permanenza di queste persone all'interno del CPR. Si parla di criminali, di persone che non possono stare nelle carceri a spese degli italiani, ma che, se entrati regolarmente, devono essere rispediti a casa loro. Respinte le mozioni presentate da Fratelli d'Italia, firmataria Elisa Tozzi, e Lega, firmataria Elena Meini, che chiedevano da una parte l'adesione della Regione Toscana all'intesa nazionale sui migranti e dall'altra l'istituzione necessaria di un CPR in Toscana. Da mesi, ancora una volta, il Partito Democratico in Regione Toscana sceglie di non assumersi la responsabilità, appunto, di scegliere, di dare una risposta a tutti quei cittadini che oggi percepiscono il tema dell'immigrazione come un tema che si lega indissolubilmente anche al tema della sicurezza. Avevamo proposto che ci fosse un impegno formale dal Consiglio regionale fino alla Giunta a sottoscrivere gli accordi con il Governo nazionale, che appunto aprissero la possibilità alla Toscana di avere anche delle risorse da appunto investire sul tema immigrazione, a prescindere dalla questione CPR o meno. Sì, per noi è fondamentale fare un CPR in Toscana, e non lo dice la Lega ma lo dicono anche i prefetti, per un tema di sicurezza, perché è troppo facile sciacquarsi la bocca con la parola sicurezza, invocare il Ministro degli Interni per un aiuto, chiedere al governo che intervenga. Anche oggi leggiamo che 30 sono i militari che arriveranno nei prossimi giorni solo a Firenze, dopo una richiesta di aiuto direttamente al Ministro Piantedosi, del Sindaco Nardella. Però quando il governo chiede, Toscana, facciamo un accordo, firmiamo un protocollo d'intesa come la maggioranza delle altre regioni per istituire un CPR, la risposta è no. La sicurezza parte e passa anche da un CPR. In Toscana il CPR lo faremo, in Toscana il CPR il governo lo farà naturalmente, perché arriveremo anche ad un accordo con la regione toscana, a un accordo su dove il CPR nascerà, un accordo con i sindaci, un accordo con l'ANCI, perché c'è bisogno di ridurre i tempi, c'è bisogno di ridurre i costi. Pensate a quante ore la nostra polizia, i nostri carabinieri trascorrono in macchina portando un singolo immigrato in un CPR che è molto distante dalla Toscana. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di più sicurezza, abbiamo bisogno di più militari. Il governo risponde sì ogni qualvolta la regione o i sindaci, senza distinzione di colore, chiedono un contributo o un intervento da parte del governo, e questo deve essere reciproco. Critiche alla gestione governativa del fenomeno migratorio e alla previsione del CPR arrivano, come detto, anche da Italia Viva e Movimento 5 Stelle.
Ma questa è la dimostrazione concreta del fallimento che il centrodestra sta facendo sulla questione che riguarda l'immigrazione. Ha fatto tutto l'opposto di quello che aveva promesso, gli sbarchi sono aumentati, il tema dell'immigrazione sta travolgendo il nostro paese e non si stanno trovando delle risposte cogenti e puntuali per risolvere questa questione. Il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa, provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza, ma bisogna anche limitare gli accessi e questa è una risposta che serve da parte del governo e questo sta mancando. Evidentemente non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare una sorta di lager in Toscana laddove concentrare un numero indiscriminato diciamo di persone che vengono accolte giustamente salvate nei mari, ma questa non è una risposta, serve fare un'azione di governo che sta mancando oggettivamente. E ho tenuto a riportare la discussione anche sulle cause del fenomeno immigrazione, perché da parte del centrodestra sembra molto semplice la soluzione, cioè si costruiscono CPR e si risolve il problema, si riportano tutti a casa loro e finisce qua. Ecco, invece il problema nasce anche a livello europeo, non sono stati in grado nemmeno ora che sono al governo a far rivedere il trattato di Dublino che è così fortemente penalizzante per l'Italia, ma soprattutto non si affronta il problema umanitario. Ecco, qui è stato palese la diversità di differenze e di sensibilità fra la destra e il centro-sinistra. Io vorrei però evidenziare, come ho fatto anche in aula, che forse sottovalutare il sentimento di insicurezza e la percezione di pericolo e di paura che è nella popolazione da parte del centro-sinistra è un problema e soprattutto un grave errore, perché è quello su cui il centrodestra ottiene sempre maggiori consensi. Quindi una soluzione va trovata. Un reperto è un qualcosa che è stato ritrovato, ma è anche un qualcosa che è stato, nel significato originale, inventato, ricostruito, riassemblato. Allo stesso modo relitto è un qualcosa che è stato lasciato, che è andato perduto, ma che è stato anche lasciato in qualche modo in eredità, come testamento, come lascito. In questo senso tutte le opere che ci sono qui, che sono molto variegate fra di loro, hanno in comune questo aspetto. Ci sono opere come questa alle mie spalle che sono costruite, assemblate con reperti ritrovati, oggetti di uso quotidiano, materiali di scarto, eccetera. Ci sono opere assemblate con veri e propri reperti storici, cioè documenti, frammenti di lettere, tempo di guerra, vecchie cartoline, tutte testimonianze che ci arrivano in eredità dal passato. E poi ci sono una serie di opere invece che saranno la nostra eredità per il futuro, sono costruite anche quelle con materiali di scarto, in questo caso vera e propria spazzatura. Reperta Relicta è la mostra che mette insieme una selezione di opere realizzate da Matteo Bartolozzi tra il 2021 e il 2023 e che sta allestita nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso. Opere costruite prevalentemente tramite collage e assemblaggi di oggetti ritrovati o recuperati, reperti e relitti appunto. Al taglio del nastro, assieme all'artista e al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere Cristiano Benucci e la sindaca di Pontassieve, paese di Bartolozzi, Monica Marini. Questa mostra esprime bene il genio, l'intelligenza e la creatività di Matteo Bartolozzi, che si sostanzia nel mettere insieme nelle sue opere d'arte frammenti, reperti, piccole immagini trovate qua e là e assemblate in maniera davvero creativa. La mostra è molto bella, è molto suggestiva, c'è anche appunto una parte concettuale interessantissima. Noi lo conosciamo Matteo perché, essendo pontassevese, abbiamo avuto occasione di ammirare le sue opere e anche di accogliere le sue opere in una mostra che abbiamo realizzato anche nel nostro comune, quindi insomma siamo ben contenti di essere qui per questa importante giornata.